Io credo che scrivere poesie sia già difficile, pubblicarle è un atto coraggiosissimo, declamarle in pubblico vuol dire mettersi a nudo per quello che si è e condividere questi momenti, sia belli, sia brutti, sia frivoli, sia impegnati e impegnativi. Grazie ancora a Rino Scurria, grazie a Salvatore Scozzaro per l'accompagnamento. Prima ho accennato a Rino, ne ha fatto anche cenno più volte al discorso che in questo libro alcune cose che vi sto dicendo le ho scritte perché un giorno Rino si è messo a camurria, visto che parliamo di dialetto, scrivimi due parole per il libro, Rino, ma io... Mai quanto te a camurria per pubblicare questo libro. ma io con la poesia non c'entro niente, ti scrivo quello che penso e io penso che Rino Scurria sia un folle. Ora, per i detrattori è un'offesa, per gli estimatori è un complimento, perché secondo me ci vuole genialità a comporre certe cose con certi termini, in certi versi e parlare di certi contenuti con certe forme di scrittura. È folle anche perché ha affidato a delle persone non competenti la descrizione di alcune cose. Poi a proposito di dialetto, ce n'è una che è il suo cavallo di battaglia, se io ho fatto il paragone, come il tormentone per un cantante, che ne so, Vasco Rossi, tutti chiedono Alba Chiare, a Rino Scurria quando va da qualche parte, anche a Lamposdi, se non sbaglio, è stato il tuo biglietto di presentazione, o comunque te vieni conosciuto per questo. È una poesia che parla di Santo Stefano di Camastra in senso specifico, ma parla di qualunque località in senso lato, perché ogni paese della Sicilia e della nostra zona, Nebrodea in particolare, è potenzialmente bellissimo, meraviglioso. Spesso a non valorizzarlo siamo noi stessi che ci viviamo. Mi è capitato più volte in diversi ambiti di vedere delle persone, tra virgolette, forestiere, nutrire un affetto, un'affezione smisurata per i nostri luoghi che noi viviamo magari quotidianamente in maniera distratta. Quindi, ume paesi è ciascuno dei nostri paesi. Rino Scurria. Grazie Vittorio per quello che dici. Folle sì, ma per altri versi, non certo per aver coinvolto te. Sono folli coloro i quali non lo fanno. Come paesi è. Come paesi. E un che piace tutti. Poi lo so, ormai è malato riduciuto. Per colpa di curiggio se ne fotti per chi li so per dirsi, non ha caputo. Come paesi è fatto in armonia. Ui centro un chiuso in tra quattro lati. Forma un rombo rarta geometria che spicca se dell'auto lo tagliati. Come paese, è una terrazza a mare, onde la gente a porta Messina, a notte invece di ricci a pisciare, potessero parlare con la luna. Come paese, chi onde la gente, giorno per giorno se n'ava a scappare, e onde si trova a chiangi, ma non si pente, e chi travaglia e ca. Nave che fare. Come paese è chiuso della crita, onde fu fatta la giarra e il pirandello, onde artigiani con mano risita trasformano la terra in un gioiello. Masce l'arte di mano e non le testa. Stocchio, un po' di vera soffrate. La gelosia è come una tempesta per miagia Stefanara disgraziati. Come paese ricco di campagne, che oggi sono coltivati. Villini, con birra e vino si fanno i bagni, i picciotti che hanno i panzichini. Dove paese, quanto tradizioni, a picca picca vanno scomparendo. A feste che allovare, chi ci suoni senza le maschere che vanno in pieno? E a strade che allovare morto, e stornellate a sfottere i potenti. Sono rivolte per un paese smorto, o nella resta picca. Forse niente, ma come paese resta lo più bello per quanti come a mia l'hanno un tuo cuore e soffrono per il nostro bordello che curva di certa gente senza onore.